Nick Friold ha preso un grande premio, cioè il premio alla carriera, il premio Nonino, un premio che veramente non si dà a tutti e quindi è maggiormente importante. Ma quello che è veramente interessante a Nick è stata la tua evoluzione qui all'interno della biblioteca. Sei stata colei che in qualche modo ha precorso i tempi. Qui siete partiti con una sorta di wine bar 40 anni fa e in realtà poi c'è stata questa trasformazione. Ma il vino e il cibo, quanto è stato difficile farli crescere, a un certo punto soprattutto il cibo, cioè farli diventare i vini che venivano serviti erano importanti, poi è diventata molto importante la cucina. Per te com'è stata un'esperienza? Come sei riuscita a far passare tutto È stata una cosa tutta naturale perché ho pensato che un wine bar senza potere mangiare niente era un pochino ridotto e quindi ho preferito fare dei stuzzichini per accompagnare questi vini perché spesso si assaggiano più facilmente con qualche cosa di solido accanto. E da lì è venuta una voglia di sviluppare. E siamo diventati un vero ristorante, tutto quanto per la passione, per la voglia di accompagnare i vini. La cucina è nata accanto all'enoteca, ai vini, e quindi è stata una cosa naturale. Quindi diciamo all'inizio uno veniva a bere un vino e tu consigliavi qualcosa da mangiare. Sì, Alla fine, insomma, voglio dire, 30 anni prima quello che hanno fatto in altri ristoranti, ordina il vino e poi ti do il cibo. Tu lo facevi già negli anni 70, sì, questo. lo facevo, era questo il sistema. Mi faceva piacere far star bene la gente. Ecco, E d'altra certo. parte, per ritornare sul fatto della enoteca, del wine bar, devo dire che anche questo è stata una cosa molto nuova, perché all'epoca non si parlava di servire del vino di alta qualità così Al bicchiere, facilmente a esatto. bicchiere. Non era, è stata questa la vera innovazione. Ecco, ma cioè, hai avuto un po' di paura il giorno in cui avete cominciato a dire, beh, facciamo il ristorante, cioè diventiamo No, grandi? È stato naturale anche sì, questo. è stata sempre una voglia di accompagnare il vino. E nella nostra tradizione, nella nostra cultura, in Italia come in tutta l'Europa si può ben dire. Per cui era logico, era necessario e abbiamo sempre cercato di migliorare e continuiamo perché non si finisce mai. Senti, ma come ultima cosa, sono passati oramai, diciamo, l'enoteca quando iniziò più di 40 anni, più di 30 anni da quando il ristorante, insomma, però non vi fermate mai, continuate ad evolvervi e andare avanti, ma è necessario, non smettere mai di Sì, è proprio andare avanti. necessario per la soddisfazione personale e perché l'evoluzione è logica nella vita. Quindi chi si ferma va indietro, no? Quindi è perduto. Sì, chi si Forse ferma l'unica indietro. cosa che non si avresti aspettato è che stasera ci avrebbero accolto con un Lambrusco di Sorbara. L'avessero detto 20 anni fa. No, magari 20 anni fa non c'era questo stesso produttore. Esatto. E adesso che un produttore ha fatto uno sforzo enorme per fare un prodotto veramente piacevolissimo, ebbene, è arrivato il momento di presentarlo al nostro pubblico e di esserne molto fieri.